Benvenuti a tutti a questo nuovo webinar che ormai cerchiamo di fare insomma tutti i giovedì alle 17 con un tema assai complesso e impegnativo. Speriamo di essere, come dire, di soddisfare le vostre curiosità ed essere all'altezza delle aspettative. Come la guerra sta cambiando la scienza a livello globale, come la guerra in Ucraina sta modificando il modo di in qualche modo organizzare la scienza e finanziarla, come stanno cambiando le tendenze e tutta una serie di altre cose che ci stanno profondamente cambiando, come ben sapete, la vita sotto molti aspetti. Sono con noi due ospiti. Xenia Minakova è una fisica, una ricercatrice in fisica quantistica. Lavora al laboratorio dedicato ce lo poi spiegherà lei, insomma, all'energia solar cells, alle celle solari, sui quali fa determinate sperimenti e ci racconterà la storia del suo laboratorio, che come vedrete è una storia molto molto interessante, perché questo laboratorio è stato bombardato a Kharkiv, nell'università tecnica nel Politecnico, insomma, di Kharkiv, è stato bombardato e distrutto appunto dai russi, e lei, insieme ai suoi colleghi, ha ricostruito questo laboratorio ed è ancora là che sta lavorando e ci racconterà un po' a queste ed altre cose. E abbiamo con noi anche Giacomo Destro. Giacomo Destro Buonasera. lavora, ciao Giacomo, lavora alla SISSA nel Master di Comunicazione della Scienza, che sostanzialmente coordina, ma è anche autore di un libro importante che parla proprio di questi argomenti di codice editore, che si intitola Ragione di Stato, Ragione di Scienza, Storie di Scienza, Spionaggio e Politica Internazionale. È un esperto quindi di politica internazionale, che è la sua formazione, ma che lui ha poi, come dire, volto proprio allo studio della scienza e della cosiddetta diplomazia scientifica. Quindi è la persona giusta per cercare di capire insieme a noi come appunto il panorama scientifico si sta modificando in questa tragica e lunga e dolorosa guerra. A questo punto voglio introdurvi Xenia Minakova, che è una fisica che lavora al laboratorio del Politecnico di Kharkiv. E passo un attimo all'inglese perché voglio dargli la parola in modo tale che possa poi risponderci, poi torneremo all'italiano, insomma sarà una cosa un po' mista, speriamo non generi troppa confusione. La sua storia è stata raccontata anche da Nature. No? Her story was covered by Nature some months ago because her laboratory was destroyed by Russian shelling, Russian bombing. Paxenia didn't surrender, and together with her colleagues, she succeeded in rebuilding the laboratory, and she is still there working on solar cells and her experiments. So I thank you, Xenia, to be with us today. We are very glad for your presence with us. And I would like to start with you asking to tell us what is your story and what did it happen the last August when your lab was destroyed by Russian bombing? Thank you for this opportunity to share my story. First of all, I say several words about me, my education, so on, so on, so on. Now I work in National Technical University, Kharkiv Polytechnic Institute, as an associate professor. I teach the physics, quantum mechanics, quantum electronics, and solid-state physics for students in my university for different specialties and different faculties. And also, I am a head of laboratory optics and photonics. So it's my main passion. I have a lot of Ukrainian and not only Ukrainian, several international awards for my science researchers. And also I'm optical ambassador and Ukrainian, not of International Day of Light, UNESCO,
And we make a lot of great things for young people, for women, to try to popularize science and STEM education in Ukraine and also in the world to show that choose the technical specialty is very important. I received my bachelor and master's degree in theoretical physics in Karazna University in Kharkiv, Ukraine. After that, I finished my PhD research in Institute of Electrophysics and Radiation Technologies, and my specialty is solid-state physics. Now I work and focused at this time on renewable energy, solar energy, of course, physics and analytical, theoretical, numerical calculation of photovoltaic thermal systems. It's my main area of research. I try to make theoretical calculation and model modern thermal physical processes to find more better solution and technical improvements of solar collectors for photovoltaic systems, and try to find important parameters to change heat transfer process and optimize and increase amount of heat removed from the surface and from the solar collectors. And this is the main direction of my laboratory. As you say, unfortunately, in August, it was bombed by a Russian missile, S-300 it's called, and it was early in the morning at 5:30 by Ukrainian time, and they destroyed our not all building, and one unfortunately one woman died. She was like a security for night of this building, and she died by this missile. And at 8 o'clock in the morning, me and my colleagues from my laboratory was there and tried to save our equipment, because our equipment in the laboratory, it was unique. It's one of the laboratory. It's only one laboratory in Ukraine with a great scientific school by Professor Boyka. And we try to save something from our laboratories, some electronic equipment, vacuum equipment, some computer equipment, and other technical things. And we understand that it's a little bit hard to understand, but it was, I don't know, when we came there to the place, we see that our building almost destroyed, and the wall of the room, when we have vacuum equipment, it's moved about, I don't know, maybe 5 meters to another room. And one of our rooms, it was chemical, our physical chemical laboratory, it's almost crushed, and it will be like a is this room will be in best room by the place. It's moved on 5 meters in another way. It was hard, awful. And when we saw it, understand that we our chemical laboratory destroyed. You are very shocked. And how did you do to rebuild this facility? Someone help you, some also foreign countries, you receive some donations, I don't know. We try to our rector of our university give us another rooms in another building, because our building we should move and rebuild again from foundation. We couldn't save our buildings. That's why they gave us two rooms in another
place, and we try to renew our laboratory, but we lost almost all our equipment. For us, we try to we have two science team science projects which financing by Ministry of Education of Ukraine, and we have some money, and we try this money to we spend this money to make some cosmetic things like painting walls I don't know, maybe change electric wires for more high voltage and some things, so on. No. Try to renew water because we have rooms without water. It was like also cut because it was not using, but we for working with vacuum laboratory, we need of course water to cooling this equipment, and we try to rebuild also. We try to write some grants, but unfortunately in this time it's all of this decline, and we have no financial support. But now, now you have some fund from European Commission or US or some other country? No, we try to have some grants. We try to have a NATO grant, but they decline us. We also write 2 weeks ago Eurozone grant, and I hope we have it's grant for scientists which work in Ukraine in their laboratory and didn't left Ukraine. It's special grant from Europe, Eurozone, to help Ukrainian scientists, and we apply our application to this grant. I hope we have a positive result. And for us, help university. I have friends in Tulane University, and they help us. It's like a volunteer help. They give us their money for equipment, and also they sent us solar health samples to measure some properties of the samples in Ukraine, because we have a unique technology and they want to, but and now we try to renew our some equipment, some technical procedure to measure solar elements for them, but and we try to make this investigation. And also, one firm in Canada, Sunbrick, they produce this firm. They produce unique equipment for scientists which work in solar energy, and they gave us this equipment for free. It's like they saw article about me in and my laboratory in I don't know, maybe in Tulane University. It was not Nature, it was before Nature. It was small article about my collaboration with Tulane University in New Orleans. They saw this article and they like gave us Sunbrick equipment. It's like a solar optics equipment which help to investigate solar elements. It's like a small equipment which lighting like a sun for different it's if I speak easiest the language to measuring properties of solar elements, and they give us this equipment, but we have it's very hard procedure to make this equipment, because this equipment they produce for a special our tasks. That's why they spent 3 months to prepare this equipment personal to our tasks and our decision. And after that, we have a lot of
bureaucratic procedures to transport this equipment from Canada to Ukraine without taxes, because yes, I imagine. Using our law in Ukraine, I should pay about 20% of cost of this equipment from my salary. But it's very expensive for me. It's about $10,000. That's why we ask our government and so on to make this is like some helping for scientists and try to make bureaucratic procedures for possibility didn't pay this money, but it's also very hard bureaucratic yes. procedures. You understand? So now you started again to work in this new lab. So I from what you say, I understand that Ukraine is engaged also in this transition toward renewables energy, even if you have a certain number of nuclear plants, and one of these plants, Zaporizhia, was occupied by Russian Army, soldiers, and with some fear of accident, no, for this occupation, because these nuclear plants can become a sort of a danger for the country, as you know, no. So I want also to understand if you have some collaboration with other countries, researchers of other countries, and which countries. Historically, Ukraine worked a lot with Russia, I think, no, with the Russian researchers. Anyway, some years ago, but now the landscape of collaboration in science is changing. Yes, it's changed because we work. Yes, historically, Ukrainian scientists work with Russian scientists, but it was when I was a schoolgirl. It was a lot of years ago, and when I started education in university, and this time we work with another universities, because Russian science is closed for the world. They like working in some closed laboratory without showing their results. Science in modern world cannot be behind the closed doors and under the lock and key. For successful in any research, it is necessary to create some collaboration, communication with foreign colleagues, because it's very important to share experience, opinions, and results. Even before the war, I tried to cooperate with universities in Europe, in Barcelona, in Vigo, it's also Spain, in Portugal, in Porto, in Poland also I have some, Czech Republic, and so on, so on, so on. We have a lot of collaboration, some possibility to visit it, some grants possibility. I were like invited lecturer. I were several months in USA, like invited lecturer for five different states in different universities and organization. And also I share my experience and try to get their experience to our laboratory, to our group, to share my students, and so on, so on, so on. And in, as I say before, in war, we cooperate with and make cooperation agreement with Tulane University in New Orleans, also with another universities, and we try to work widely and openly, you know, all over the world, because it's very important for us to share. Yes. Have you ever thought to go to another country to work?
abroad in, I don't know, in Germany, in Poland, in Italy, maybe. No. No, it's like my position to be a scientist in Ukraine. Of course, I have possibility to visit another country for 1 month, 2 months, maybe for 3 months, but I think that I should work as a scientist in my native country in Kharkiv in Ukraine, because it's a during the war it's very big bad statistics for Ukrainian science. As I saw it, statistic about theoretical physicists and physicists all physicists we lost about 75% scientists which work in National Academy of Science in Ukraine. They during the war they go abroad and find some position in another countries and work in their laboratories, and it's very hard for our Ukraine, for our country, because after the war, war of course finished, and we should try to understand new technologies, rebuild our country, rebuild our energy system, because it's almost destroyed by Russian missiles, by Russian army, and but we have no scientists. I think if they came abroad, it's for me it's hard to understand that they came back, because it's when you so long time in another country, I think you stay there for a long time, because as it's a little bit hard to understand, but in Ukraine, scientists have a salary like women who clean rooms. Scientists, it's like not in Italy, no problem, like in Italy. We have the same problem. Something like, maybe higher than Ukraine, but not so high. And by the way, are you also working on military research, or do you have some... also some project in military, in research on defense or military issues or not? It's not military, but it's like a supply for military. We made with my colleagues equipment for it's like equipment for quick models to charge using renewable energy to charge their main weapons and so on. It's like high mobility power banks, as I say, easy, but using energy from the light. It's it's like not for military. It could be at and for military and for civil people, for different people. It's not only for military, but of course it using in military. Of course, because it's high mobility station, yes. Power station for charge. Do you think that peace is is near to have a peace to a peace agreement or not? What are your feelings about your situation? I don't know about peace agreement. I think that Russia and Putin didn't ready to siege an agreement, but I think that they have problems with missiles, with weapon, and they, as I saw, like at this time, it's like I knocking about the wood, but at this time it's my city Kharkiv, it's 30 kilometers from Russian border, and until February, until February, they I don't know. They try to every day we have several missions to our city, but from February it's more quiet, and they
that no have only 2-3 measles in a month. For us, it's quiet time. Yes. In Kharkiv, return a lot of families, a lot of people. We have problems with traffic. We have a lot of people in supermarkets, children in gardens and squares, and a lot of young, small children, and a lot of newborn children. And it's like an inspiration, and it's like some understanding that all will be okay and the war stopped very soon. I hope. For me, I think. So people are coming back to the country. Yeah. A lot of people come back because I remember August last year. I can move by car. It's like avenue of Heroes of Kharkiv. It's called this avenue, and it's very. This is the longest street in our city. It's about. Street duration 30 kilometers and it's big street, and I can move by car across the street about 100 kilometers, and there are no cars in the morning. I tried to came to my road by car, and it was, and now it's traffic and a lot of cars, and it's so hard. I can, and in August, I spent about 10 minutes to be in work. Now I spent about 40 minutes. And it's yes. That a lot of people... So the situation is better and better. Yeah, situation is better. I'm happy. Yeah. We hope all hope that this war can finish very soon, and that we can find some peace and agreement. Okay, thank you, Xenia. Now we go on with our other friend, Giacomo, to comment, unfortunately in Italy, because in Italian. Okay. But I think that you can, if you can stay with us, I think that we can show some slides that are in English, and so I think you can understand, and then at the end we can say hello, say goodbye. So, bene, adesso grazie a questa bella testimonianza che ci ha fatto dato un po' un, insomma, uno squarcio di una vita molto diversa dalla nostra, che facciamo molta fatica a comprendere. Ma sicuramente there will be some question for you, but now I want to ask something to Giacomo. Passiamo a Giacomo. Anzi, prima di tutto vorrei chiedere a Sergio se può mandarci... le slide, perché volevo fare giusto dare un paio di dati. Se non riesci, se no ci provo anch'io, non lo so. Vediamo. Vediamo. Sì. Ecco, questa è Xenia, per esempio, in una bella immagine scattata da The Nature, era l'apertura di questo. This is the, you see this photo, Xenia, the photo of the opening page of Nature, with the, you on the top of this mountain of things and electronics and other stuff. Ok, guardiamo un attimo la cartina. Ecco, quali sono le conseguenze che in un quadro un pochino più di riflessione generale noi possiamo ricavare dalla guerra, per commentarle poi anche con Giacomo Destro? Beh, la prima è di ieri, questo report del SIPRI, che è lo Stockholm International Peace Research Institute, che da qualche giorno, insomma, ha rilasciato i nuovi dati dell'investimento in spese militari nel mondo per regione. Allora, la prima cosa veramente notevole, insomma, è che abbiamo i dati del 2022. Nel 2022 la spesa militare nel mondo è per il secondo anno consecutivo ha superato i 2 trilioni, quindi 2.000 miliardi
di dollari in tutto il mondo e ovviamente la prima, quindi sono 2.000, 2.240 miliardi e ovviamente al primo posto i paesi che investono di più sono ovviamente gli Stati Uniti con più di 800 miliardi di dollari in spese di armamenti, di difesa insomma in termini generali. Segue la Cina con quasi 300, mi sembra, miliardi di dollari e la Russia con molti meno, con 80-90 miliardi di dollari. E questa spesa quindi è prevedibilmente una spesa che sta crescendo. E questo è quello che ci tenevo a dire in primis, cioè la guerra, questo stato di crisi che stiamo vivendo sta portando a un cambio di paradigma nella ricerca militare. La ricerca militare è sempre stata, come sottolinea anche l'OCSE nel suo ultimo Outlook del 2023 su Science, Technology e Innovation, è sempre stata tradizionalmente, passiamo magari all'altra slide, il settore della ricerca che negli ultimi decenni è stato era molto alto, ovviamente, fino a che c'era la guerra fredda, poi anche insomma, nel dopoguerra, ma poi l'investimento pubblico nella ricerca, sulla difesa è andato via via, scendendo. E, adesso però, come vedete da questa slide, tratta proprio da questo Outlook del 2023 dell'OECD, si sta tornando su, questa è il budget pubblico delle spese in ricerca collegate a temi militari della difesa. Questo quindi che è una piccola parte delle spese militari, le spese in ricerca, ma soprattutto gli Stati Uniti, così come la Corea, Israele e altri stati che dedicano più del 4% del PIL a questo tipo di ricerca, sono intenzionati a spingere sulle nuove tecnologie. Come vedete, guarda caso, l'aumento della linea blu delle spese nella difesa aumentano e l'aumento parte dal 2014, 2014-2015, cioè l'invasione della Crimea. È lì che in un qualche modo si riaccende l'interesse per le spese militari. Ma la cosa interessante che osserva, anzi, guardiamo anche l'altra slide che si vede proprio la distinta, diciamo, di queste spese. Vedete che gli Stati Uniti d'America sono i primi al mondo, e questi sono i paesi dell'OCSE, quindi non tutti i paesi, è primo comunque al mondo con una spesa sul PIL dello 0,35%. Quindi una componente importante rispetto alla spesa, come dire, della ricerca corrente in tutti gli ambiti, seguito dalla Corea del Sud, no, dalla Corea, sì, del Sud. La media dei paesi OCSE, che sono i paesi, come sapete, più sviluppati, è dello 0,15, quindi lo 0,15% sul GDP, sul PIL. Subito sotto c'è la Francia, la Turchia, UK, la Germania, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che l'Italia c'è una specie di lente di ingrandimento che ci fa vedere quanto l'Italia sia ancora per il momento la spesa della ricerca dedicata alla difesa sia piuttosto bassa, ma anche nel caso dell'Italia immagino che ci sarà una crescita. Questo però è solo un aspetto delle conseguenze della guerra, cioè inevitabilmente l'aumento delle spese militari, ma anche delle spese sulla ricerca, sviluppo e innovazione in campo militare. C'è anche un fondo europeo che si chiama DEF, che appunto è il European, anzi no, EDF, European Defense Fund, che prima della guerra in Ucraina è stato ridotto, era di 13 miliardi, è stato ridotto a 7,9 miliardi. Ma adesso, dopo, durante appunto la guerra in Ucraina, leggendo una serie di articoli, come dire, sappiamo che la Commissione europea intende
con tutta probabilità riportare queste spese a 13 miliardi e trovare forse anche altri fondi, laddove la Cina spende 230 miliardi di dollari in ricerca sulla difesa e ancora di più ovviamente gli Stati Uniti. Ma gli altri aspetti che sottolinea secondo me in modo molto lucido il report dell'OCSE è che c'è proprio un cambiamento di orientamento dell'interesse degli Stati, non solo verso la ricerca nel campo della difesa, ma anche verso la sicurezza. Cioè c'è un grande interesse per i temi della sicurezza in tutti i campi, cioè non solo strettamente in campo militare, per esempio nel campo del contrasto dell'uso malevolo dell'intelligenza artificiale, della biologia sintetica legato a eventuali, come dire, incubi, direi, mi verrebbe da dire, di uso malevolo di organismi, di microorganismi modificati ad uso così malevolo, e anche di tecnologie come le neurotecnologie. E un altro ambito che già si respira, che già si capta nella riformulazione delle strategie della ricerca nei vari paesi più sviluppati, è anche quello di riportarsi, come si diceva prima, in casa le produzioni più importanti, per esempio i semiconduttori. Se Taiwan, che è il paese più importante di produzione dei semiconduttori, dovesse essere invaso dalla Cina, cosa di cui si sta parlando molto in questo periodo, sorge il problema di, come dire, essere in grado in tempi piuttosto rapidi di potersi costruire questi semiconduttori che stanno alla base della rivoluzione digitale e tecnologica che ci aspetta anche nei nostri mercati. Quindi, insomma, c'è tutto, ma al punto che in una nota del governo italiano del MUR si dice che il MUR vorrà rivedere il Piano Nazionale della Ricerca italiano 2021-2027, per esempio, dice la ministra Bernini, proprio sul punto della ricerca sui semiconduttori, guarda caso. Cioè è un qualcosa che si respira in tutti i paesi, quello di restaurare una sorta di sovranità tecnologica e industriale, che sostanzialmente decostruisce il sogno, comunque il sistema di globalizzazione, di multilateralismo e di interdipendenza economica, scientifica e tecnologica che hanno caratterizzato le nostre società fino a ieri. Quindi c'è in campo questo. Ora io vorrei appunto sentire Giacomo Destro un po' su questi temi, sentire un po' cosa ne pensa, ma anche per chiedergli cominciamo a capire di cosa può fare la guerra sulla scienza, come può modificare le strategie di ricerca, però anche la scienza può fare qualcosa, cioè la famosa diplomazia scientifica. Che cos'è la diplomazia scientifica? E è giusto boicottare la Russia anche per quanto riguarda il suo sistema di ricerca tecnico-scientifico, o è più saggio cercare di tenere aperti i canali di collaborazione scientifica anche con la Russia, proprio perché questo tutto sommato rimane un filo di dialogo che potrebbe un domani aiutare la pace? Allora, grazie, sono domande molto molto ampie e complesse. Per rispondere alla prima, cioè se questa guerra sta modificando i rapporti anche scientifici, ma in generale di potere globale, sì, non è la guerra in sé, perché è una guerra tra un paese principale che è la Russia, ma un paese anche minore come l'Ucraina, quindi non è la guerra in sé, ma ha fatto da catalizzatore a un processo ormai noto da anni, che si vedeva peraltro benissimo dai dati del primo istogramma, quello sulle spese militari. Negli anni 90, quando il mondo era unipolare, c'erano gli Stati Uniti che avevano dichiarato la fine della guerra, la fine della storia con Fukuyama, perché loro erano i guardiani del mondo, le spese militari appunto andarono ad abbassarsi.
con gli anni 2000, quando c'è il grande ingresso della Cina nello scenario internazionale, riparte uno scenario multipolare. E questo è evidentissimo anche nei rapporti scientifici. Appunto, prima sentivamo l'intervento veramente molto interessante di Xenia, che parlava di tutti i rapporti che aveva con principalmente l'Europa, paesi europei. E queste sono tutte tendenze che, diciamo, la tendenza a un mondo multipolare, quindi ipercompetitivo, e quindi che si chiude in bolle di, diciamo, anche di relazioni scientifiche. Questo è sicuramente una cosa che ci possiamo aspettare nei prossimi anni. E però, come dicevo prima, di per sé la guerra in Ucraina non è una guerra principale, per così dire, ma a differenza di altri territori di conflitto, primo fra tutti il grande dimenticato, lo Yemen, in cui è in corso da anni veramente una guerra atroce, molto violenta, molto con epidemie, veramente Yemen, o recentemente in Sud Sudan, Sudan, in infatti. Sudan, esatto. Però la vera differenza è che la guerra in Ucraina è una guerra europea, è una guerra all'interno dei confini geografici dell'Europa, e l'Europa tuttora ha la guida della comunità scientifica globale, per cui quello che succede in Europa ha ripercussioni su tutto il mondo della ricerca, e come giustamente tu avevi accennato soprattutto all'inizio. Il punto, secondo me, a cui arriveremo è che finalmente la Cina ha trovato uno spiraglio, anche la Cina scientifica, la comunità scientifica cinese, ha trovato, dopo anni che pompavano soldi sulla ricerca, anni che veramente hanno investito tantissimo in ricerca scientifica, però gli Stati Uniti non gli permettevano di entrare come vero player, come quello che distribuisce le carte, come si suol dire. Probabilmente con il fatto che appunto sia Russia che Ucraina stanno indicando nella Cina il mediatore che può portare a un accordo, se non di pace, perlomeno a un cessate il fuoco, probabilmente la Cina sfrutterà questo credito per ridisegnare tutti i rapporti di forza, compresi anche quelli scientifici. Per quanto riguarda le sanzioni agli scienziati, anche questo è stato un momento, la guerra in Ucraina è tuttora un momento di cambiamento forte, molto forte, perché negli ultimi anni, con le ultime grandi crisi internazionali, si è assistito sempre più da parte principalmente delle Nazioni Unite o di organizzazioni internazionali simili, a un continuo aumento e aumento nella severità delle sanzioni che colpiscono il mondo della ricerca. Se con la crisi per gli armamenti nucleari dell'Iran venivano colpite specifiche comunità di scienziati, in particolare appunto fisici del nucleo, quindi con boicottaggi, con divieti di poter partecipare a convegni e quant'altro, siamo arrivati progressivamente, si è visto anche con la Corea del Nord, ad esempio nei vari pacchetti di sanzioni contro la Corea del Nord, aumentava sempre di più la pressione su tutta la comunità scientifica. Adesso le sanzioni con la Russia proprio hanno, almeno formalmente, completamente chiuso, completamente isolato formalmente la comunità, russa. Però succede che, come appunto ci raccontava Xenia, la comunità scientifica ha un formidabile potere nelle reti personali, nelle reti interpersonali, nelle reti non istituzionali, che appunto le ha permesso anche senza avere grandi fondi statali, ma di ricostruire il laboratorio. E questo è anche vero con il mondo della ricerca russa, cioè diciamo, è fortemente ridimensionato i canali di dialogo con i russi, sono fortemente ridimensionati, ma non sono del tutto interrotti. Quello che è interrotto, e che però purtroppo va a pesare fortemente, come tutti gli scienziati sanno, è il flusso di denaro, il flusso di aiuti, insomma, di investimenti nella ricerca. Ad esempio, è noto che buona parte delle ricerche climatologiche nel nord della Siberia
sono finanziate dal Max Planck Institute, che hanno chiuso i rubinetti come, diciamo, come reazione all'aggressione russa, e quindi lì si sta creando un enorme buco nei dati, e questo sicuramente ha un impatto non solo locale, ma globale, soprattutto per i prossimi futuri. Certo. Ulteriore particolarità della crisi in Ucraina, che in realtà si era visto già con l'Iran, però qua adesso è un po' come dicevi te, la domanda che mi hai fatto, cioè è giusto sanzionare gli scienziati o invece manteniamo i canali aperti? In realtà c'è un enorme dibattito anche all'interno della comunità scientifica su questo. Infatti la mia collega, l'instancabile Chiara Sabelli, che ha studiato un po' anche, infatti questa domanda mi viene un po' da un colloquio che ho avuto prima con lei. Mi sembra che ci siano due scuole, no? La scuola dei fisici, diciamo così, un po' romantica, che alcuni hanno definito naif, di avere questa idea della scienza come questa attività universalistica che riesce a mettere d'accordo tutti, o comunque che mantiene un po' la possibilità di un vero dialogo diplomatico, insomma, anche tra paesi nemici, regimi completamente diversi, anche di natura politica diversa, e invece una scuola, comunque un'opinione forse più realistica, in cui l'apparato tecnico-scientifico serve, servirà per ricostruire, ecco, dopo però alla fine della guerra, perché durante la guerra, proprio quando la guerra è in furia, la scienza, la diplomazia scientifica può poco, forse più un'attività di pace che andrebbe coltivata in momenti e in epoche di pace. Cosa ne pensi? Questo è assolutamente vero. Sui fisici, la comunità dei fisici in particolare hanno sempre avuto un ruolo politico attivissimo, di un pacifismo a volte molto concreto, perché hanno realmente aiutato a costruire ponti di pace, altre volte appunto un po' idealista, però si è sempre connotata come un movimento fortemente pacifista. Pensiamo alle conferenze Pugwash, l'orologio atomico e quant'altro. Perché? Perché hanno il grande senso di colpa di aver dato la bomba all'umanità. E per esatto. Dalla Seconda Guerra Mondiale in particolare, in realtà è un po' connaturato alla fisica, però dalla creazione della bomba si sono politicizzati molto in maniera molto forte. Sull'altra campana, diciamo, è ovviamente un c'è un passaggio che a me ha interessato molto, appunto, come dicevi, io lavoro qua al Master in Comunicazione della Scienza e faccio anche un corso di Science Diplomacy, e lo scorso anno con gli studenti discutevamo appunto sul ruolo della scienza, e mi hanno stupito perché mi hanno dato un punto di vista che io oggettivamente non avevo considerato, non è nulla. E il punto di vista è, che dire, perché gli scienziati devono essere trattati in maniera diversa rispetto a tutte le altre professioni o persone? Nel senso che è vero che quando succede una guerra, proprio anche per quelle reti informali, interpersonali che esistono tra gli scienziati, sono i primi a partire, i primi a essere messi in salvo, quasi sempre, molto più dei civili. Cioè un ricercatore in pochi giorni riesce a, ad esempio, le politiche di visto dell'Unione Europea, che sono notoriamente molto molto difficili, per gli scienziati sono estremamente semplificate. Quindi hanno uno status privilegiato, uno status internazionale privilegiato, anche perché sono una delle categorie che si sposta e viaggia di più. Però appunto, perché riconoscergli questo status di privilegio anche durante un conflitto? Perché gli scienziati sì e un pittore no? Questo era un po' molto semplificando. E questo è un punto di vista che ha un suo significato. È vero che gli scienziati sono delle risorse estremamente importanti nel potere di una nazione, non a caso appunto dovremmo entrare più nel tecnico della science diplomacy, ma vengono oggettivamente trattati proprio come risorse da negoziare nei vari accordi o quant'altro.
Però appunto sono anche persone normali che dovrebbero essere trattate normalmente. Per cui trovare un punto di mediazione tra queste due posizioni è estremamente difficile. Il problema adesso è che con una scienza così interconnessa, che però, come dicevo all'inizio, inizia a scricchiolare questa forte interconnessione, perché con l'arrivo della Cina sicuramente cambierà fortemente questa globalizzazione della conoscenza scientifica. Però, così fortemente interconnessa, se un nodo della rete, che è vero che esistono tutti gli altri nodi, quindi alla fine la conoscenza continua a circolare, non è che si crea un buco nero. Però togli un nodo molto importante. Ricordiamoci che la Russia, è vero che economicamente non è una potenza, cioè dipende sostanzialmente dall'esportazione di materie prime, quindi non ha un'industria, non ha, però culturalmente e scientificamente è veramente una potenza. I sovietici, anche quando lo Stato stava collassando, pompavano comunque soldi nella ricerca. Purtroppo appunto poi arrivavano ai ricercatori probabilmente molto poco, però la comunità dei fisici russi, parlavamo dei fisici, i fisici russi sono globalmente riconosciuti come una elite, come una comunità molto importante. Quindi decidere di chiudere del tutto quel tipo di comunità potrebbe essere una cosa che ci si ritorcerà contro in alcuni ambiti, a partire dal cambiamento climatico. Certo, lo si capisce che erano importanti anche in epoca staliniana, leggendo Vita e Destino di Grossman, dove c'è questo fisico, no, che viene poi in realtà via via esautorato. Però insomma è vero che anche in Unione Sovietica la scienza era considerata una cosa centrale. È vero che non c'è motivo per pensare che uno scienziato valga di più di qualsiasi altro essere umano. D'altra parte c'è anche chi mette, che contesta alla radice proprio tutte le sanzioni, dicendo non tanto che sono giuste o sbagliate, ma che probabilmente non stanno sortendo l'effetto di indebolire la Russia, la Federazione Russa, al punto tale da far finire questa guerra. Quindi bisogna anche capire questo. Certo. Certamente è comunque interessante osservare come in questo clima di guerra questo riorientamento verso questi temi securitari, di sicurezza, tutto viene inquadrato sotto la dizione di sicurezza. Pensa anche al nome del ministero che prima era la transizione ecologica e adesso è della sicurezza energetica, no? E questo è questo reframe sta avvenendo anche per il problema del clima, no? Cioè forse avrà anche il vantaggio di spingere ancora di più, si spera che forse è un altro modo, insomma, per vedere il problema climatico, quello della sicurezza del pianeta, la sicurezza climatica. Secondo l'outlook dell'OCSE potrebbe essere un altro punto che paradossalmente, pur nella divisione tra questi stati e queste tensioni geopolitiche, un domani potrebbe ripartire ancora più velocemente, proprio alla luce delle esperienze di crisi che stiamo facendo, prima con la pandemia, adesso con la guerra, che abbiamo fatto in questi anni. E quanto la collaborazione scientifica sia importante lo si è visto proprio anche con i limiti che ci sono stati durante la pandemia, perché pochi giorni dopo l'inizio dei primi casi, insomma, in Cina, poi con la pandemia, proprio con un paper scientifico poi pubblicato, mi sembra, su Nature, firmato dai cinesi, è stato reso pubblico, in queste condizioni di emergenza, il genoma del virus che è servito nell'arco di un anno per fare i vaccini. Vaccini che sono stati una grande conquista, ma come nota sempre in questo Outlook l'OCSE, un grande successo scientifico, ma un grande successo politico, perché poi questi vaccini non sono stati diffusi come si sarebbe dovuto, anzi sono diventati a loro volta strumenti di diplomazia vaccinale, con la Russia che distribuiva i suoi e gli altri che distribuivano. Quindi c'è stato questo tipo di... Esattamente, proprio la pandemia è stato quel discorso che facevamo prima tra un mondo politico multipolare e invece una fortissima internazionalizzazione della scienza. E la pandemia è stato proprio l'esempio palese di questo. Cioè, per arrivare al vaccino
la conoscenza ha circolato tantissimo, c'era veramente tutto il mondo della ricerca globale che aveva un obiettivo e su quello puntava, nel mentre invece il multipolarismo politico ha fatto sì che quella conoscenza per arrivare al vaccino si trasformasse in una vera e propria arma diplomatica in cui i paesi ricchi, con l'eccezione di Cuba, ma perché Cuba è un bel caso di diplomazia medica. Ne abbiamo parlato con Eva Benelli anche su Scienze in Rete, è stato molto interessante come cosa. Sì. Sì, però con l'eccezione di Cuba, che appunto è un'eccezione, in realtà i vaccini sono stati fatti dalle potenze, hanno rispecchiato esattamente la distribuzione di potenza e come tali hanno come disegnato, come colorato le aree di influenza di un paese o di un altro. L'hanno fatto tutti tranne gli italiani, perché io ho questa tabellina su questo Outlook dell'OCSE, non dico tutti, ma quasi tutti i paesi dell'OCSE ci hanno provato e molti ci sono anche riusciti e hanno portato avanti queste sperimentazioni, poi magari non sono arrivati sul banco della farmacia, però insomma ci sono stati in Francia, in Inghilterra, in Germania, cioè, vabbè, e questo d'accordo. Noi eravamo un po' impegnati, qualcuno era impegnato a avere le informazioni che avevamo a darle ai russi, non si è ben capito. Ah già, è vero. Sì. No, comunque, tornando al tuo libro, Ragione di Stato, Ragione di Scienza, quello che ho apprezzato molto è stato che tu racconti come dire, la faccia luminosa, ma anche la faccia nera della scienza, no? Cioè il lato nascosto, quello che non si vede così, non si vuole vedere. Cioè la scienza come principio di progresso, di diplomazia scientifica, di globalizzazione positiva, ma anche la scienza, la complicità della ricerca in molte tragedie del nostro tempo, nella guerra, c'è il caso giapponese, oltre che quello ovviamente dell'atomica, piuttosto che quello sotto i nazisti. E come si intreccia questo con la ragione di Stato, con lo spionaggio, è molto avvincente. E nel contempo è una visione abbastanza realistica e umana, come tutte le attività umane, anche la scienza ha queste due facce. Esattamente. È bene dirlo, non far finta che non esista, perché no, infatti. Bene saperlo e rifletterci. E capire che ruolo potrà giocare in quest'epoca che sempre l'Outlook dell'OCSE definisce di policrisi o permacrisi, cioè siamo in una fase effettivamente di crisi molteplici che si allacciano, la transizione che bisogna fare per il clima, la transizione digitale, la coda della pandemia che comunque ora sappiamo non è più un'emergenza anche da un punto di vista formale perché l'OMS sta togliendo questa cosa, ma è la guerra, insomma, tutto questo. Permettimi di aggiungere, proprio per ricollegarsi, è anche un necessario ripensamento del ruolo e dell'identità dei singoli stati, perché abbiamo visto con l'inizio, soprattutto all'inizio della guerra in Ucraina, chi ha permesso alla resistenza di avere quella spettacolare, perché nessuno se l'aspettava che riuscissero a tenere testa ai russi. Ah, certo. E buona parte è stato perché Elon Musk, cioè un privato, ha deciso di concedere la propria costellazione di satelliti, quindi accesso a internet a una nazione, però era un privato che faceva da privato, infatti poi a un certo punto ha minacciato di toglierla, non so se ora l'ha tolto comunque. Quindi c'è anche in questo, come dicevi te, in questo periodo, proprio è un periodo di perfetta transizione tra un mondo unibipolare e un mondo multipolare, c'è tutto un insieme di problematiche a partire da l'intelligenza artificiale, come dicevi, che certo, è necessario ripensarlo. Dove anche i pesi tra privato e pubblico, nel finanziamento, nella strategia, eccetera, certo, anche nella ricerca stanno cambiando, pensiamo appunto anche alla ricerca spaziale, a quella dei vaccini, eccetera, eccetera. Quindi un po' tutto in movimento. Bene, grazie Giacomo, perché grazie a te. È stata una cosa molto utile. Volevo tornare un attimo a Xenia. Xenia, are you there? Ok. I want to finish this meeting with a question that Chiara Sabelli sent to me. I hope to read it correctly.
a question for Xenia. You talked about reconstruction and the importance to have scientists living in the country to give their contribution. Do you think Europe will and should help Ukrainian scientists who fled away after the beginning of the war to come back to their country after the end of the war to contribute to reconstruction? Do you hope in Europe, and do you expect from Europe that help Ukrainian scientists to come back and for the reconstruction of your country? I speak honestly. I think for Europe, it's not, I don't know, maybe not a good idea to return Ukrainian scientists to Ukraine. It will be great if scientists return back and try to help to rebuild and renew our science, our education, and our country. But I think for Europe, it's not useful to why back because Ukrainian during the war you I don't know have great brains in Europe, and as I say before, Ukrainian scientists, I hope that they want to return back to Ukraine, but for in Ukraine, it's not good condition and not good to be a scientist. It's like it's not popular. And yes. It's better to them to stay there. It's better be a scientist in another country to have possibility, because maybe we have the same salaries, but you have a better equipment. You have some government help, maybe, I don't know, maybe government, maybe not. But government. You are there, but you stay there. Why? I love my country. For me, it's my position to be there. Okay. Because okay. When war starts, a lot of colleagues from all over the world say, Xenia, come to us, you have possibility to be a scientist from great university. I have a proposal from NASA. It's my dream, but I say no because it's okay. You are a fervent nationalist. Maybe yes. It's hard to for me. It's hard for me to understand that I am nationalist. I before the war, I didn't think that I am nationalist. Mm. But at this time, I understand that yes, it's true. I am nationalist. Mm-hmm. Yeah. Science very technology. Clear, very clear. Yeah. Thank you so much, Xenia, for your participation. Thank you. I hope to see you again in some other occasion, some other meeting. Who knows? We try to plan a meeting, a webinar every Thursday, and for sure we will come back to this kind of issues, and so. Let's get in touch and thank you very much. Grazie a Xenia, veramente. Grazie a Giacomo per la loro partecipazione, per questa bella chiacchierata su un tema purtroppo così caldo, così triste, così complesso, che speriamo di metterci alle spalle quanto prima, ma visto che ci siamo è bene conoscerlo. E vi raccomando sia il libro di Giacomo, Ragione di Stato, Ragione di Scienza, sia questo Outlook della OXEM e altri documenti che nei prossimi giorni, insieme alla registrazione, with the recording of this meeting, we will publish in our website the link of the main documents, the main important documents. That can maybe help you to and help us to better understand this kind of issues. Grazie molte e alla prossima. Thank you very much. Grazie. Bye bye. Grazie. Bye. Ciao. Bye. Bye. Have a good bye.